espressione buongiorno, ci hanno chiamato, ci hanno fatto una telefonata, ci hanno detto che il catone è scomparso, se lo sono venuti a prendere, non lo so, stiamo andando a vedere che cosa è successo. Ma dove è finito il catone? È scomparso! Forse hanno ascoltato il nostro invito qualcuno, ma forse no, perché c'è qualcuno, lo stanno cercando. Forse è stato il mare che l'ha trascinato sotto. Vediamo, ci sono dei ragazzi che lo stanno cercando. Si stanno effettuando le ricerche, ma il catone ancora non si riesce a trovare. I ragazzi guardano con uno specchio i fondali, ma non lo vedono forse, ancora non riescono a trovarlo. Sarà scomparso. I ragazzi dicono che non si vede niente. Abbiamo provato a chiamarli e ci hanno fatto segnale, ci hanno fatto capire che non si vede niente. Ci fanno segnale, ci fanno capire che là dove si sono fermati adesso, ci hanno fatto un segnale per farci capire che forse si trova là. Ora stanno controllando, ma mi sembra che è proprio al centro del porto. Il mare mosso l'ha portato al centro. Continuano a girarsi attorno a un punto, forse il catone sarà là. Dicono, hanno fatto segnale, ci hanno fatto capire che si trova là. Speriamo, non lo so, perché ora la cosa è un po' critica, perché se deve entrare la nave diventa un po' difficile, anche per le barche, per i pescherecci è difficoltoso, è un po' pericoloso anzi. I ragazzi stanno mettendo delle boe per fare capire che il catone si trova al centro del porto, e quindi per evitare che magari delle barche vanno a finire sul catone. Questo peschereccio che si è arenato un po' di mesi fa, era venuto un rimorchio per tirarlo su, ma non ci sono riuscite, e quindi l'hanno lasciato qua per un po' di mesi, ma alla fine è andato a finire che questo peschereccio è andato a finire al centro, qua al centro del porto. Ora aspettiamo sempre ancora qualcuno che lo venga a levare. Un saluto da Libera Espressione.